pagina multilink per la nostra bio di Instagram. Che cos'è? Ti spiego. Di solito nel nostro profilo Instagram possiamo inserire un solo link che viene chiamato link bio, ovvero un link che porta a una pagina esterna o un sito web o un canale YouTube o un e-commerce. In questo tutorial invece voglio spiegarti come andremo a creare una pagina con tanti link che portano a tutti i tuoi profili social. Ovviamente dal punto di vista grafico sarà impeccabile questa pagina e ovviamente anche dal punto di vista funzionale. Un Canva expert deve essere bravo anche a cercare degli escamotage, delle scorciatoie per portare il cliente al suo obiettivo. E devi avere ovviamente chiara anche un'identità grafica digitale. Se non sai di cosa sto parlando, ho creato un webinar gratuito che ti permetterà di avere le basi per iniziare, anche se non hai mai capito nulla o se non sai assolutamente nulla di grafica. Quindi basta semplicemente inserire il tuo nome e la tua mail nel link che trovi qui in descrizione e goderti questa formazione assolutamente gratis. Mi raccomando, guarda questo tutorial fino alla fine perché ti spiegherò proprio tutto, anche come creare uno shorten link che poi andremo a inserire all'interno del nostro profilo Instagram. Ti farò vedere praticamente tutto. Chiuse tutte queste premesse, andiamo all'interno del mio Mac e facciamo insieme questa pagina multilink per la bio di Instagram. Pagina multilink per la bio di Instagram. Vediamo subito come crearla. Per prima cosa dobbiamo andare nella barra di ricerca e inserire sito web per dispositivi mobili. Lo abbiamo già visto in un precedente tutorial in riferimento a un altro aspetto. Dobbiamo ovviamente scegliere il modello vuoto e adesso andremo a creare la nostra pagina dove andremo ad inserire i vari link ai vari account dei vari profili, perché il limite della bio di Instagram è che possiamo inserire soltanto un link, quindi qua invece dobbiamo andare a creare una pagina dove andiamo a riassumere tutti i nostri contatti più importanti affinché le persone possano raggiungerli. Allora, innanzitutto dobbiamo inserire, la prima cosa è un'immagine della nostra bella faccia, del nostro bel faccione, quindi utilizziamo nella sezione cornici una di queste cornici, magari questa qui con questo bordino colorato. Andiamo a selezionare il nostro bordino, io per comodità lo lascerò in bianco, ma perché voglio già inserire uno sfondo inerente allo spazio, quindi vado su foto, clicco space e prendo questo sfondo qui. Quindi questo sarà lo sfondo della mia pagina multilink per la bio di Instagram. Quindi qua vado a regolare un po' la grandezza di questa cornice, ecco, ovviamente andrà il mio bel faccione. Vado a prendere nei caricamenti la foto del mio bel faccione, prendo questa ad esempio, una delle tante, vado a trascinarla all'interno come visto drag and drop e vado ad allargare leggermente e a centrare la mia foto e come vedi ho inserito il mio bel faccione in alto. Ovviamente qua vado a inserire un campo testo dove andrò a descrivere quelli che sono i miei link, ok? Quindi scriverò proprio i miei link utili, lo vado a centrare facendomi aiutare dalle tracce come vedi viola, le linee viola. E anche questo lo farò bianco per comodità, molto più visibile. Gli posso andare ad aggiungere una piccola ombra facendomi aiutare dalla sezione effetti. Vado su ombra, colore nero e sfocatura, trasparenza un poco. Ok, questo rilievo mi piace moltissimo. Posso farlo anche in grassetto, forse anche meglio. Ok, e ho inserito i miei link. Qua invece dovremo andare a inserire i vari tasti, i pulsanti per raggiungere i nostri profilo Facebook, pagina Facebook, profilo LinkedIn, canale YouTube e tutto. Quindi li andiamo a creare insieme in questo momento. Allora, andiamo nella sezione elementi e sempre nella sezione cornici ti consiglio per comodità, ma ripeto, sono delle idee che io ti lancio, poi ovviamente puoi utilizzare queste come puoi utilizzare anche delle altre. Ti consiglio di utilizzare questo pulsante che è già un pulsante preimpostato e qua andremo a inserire magari l'iconcina del canale di riferimento, quindi ad esempio l'iconcina di Facebook, poi di YouTube, poi di LinkedIn, poi di non so Pinterest e quant'altro, metterai poi il link e la possibilità di cliccarci. Poi nel caso noi vogliamo inserire, lo faccio breve, tre tasti, quindi tre profili, profilo Facebook o pagina Facebook, canale YouTube e profilo LinkedIn, quindi andremo a creare tre tasti come questo, quindi lo seleziono e faccio una duplicazione di tre tasti. La grandezza diciamo che possiamo tranquillamente ingrandirli leggermente, quindi li seleziono tutti e tre e li vado a ingrandire, magari li avvicino leggermente per dargli questa forma qui e adesso vado a lavorare su quella che è la parte stilistica, colori e tutto.
vado a cercare i simbolini dei vari social, quindi vado sempre nella sezione elementi e qua in alto ad esempio scrivo Facebook e prendo il simbolino di Facebook, lo vado a adattare facendolo combaciare con questo cerchietto che vedi qui. Qua in realtà io potrei inserire una foto, in automatico lui me l'adatta. Siccome qua non ho foto e voglio inserire un elemento grafico in PNG, devo semplicemente rimpicciolirli per coprire tutto questo cerchio che vedi qua. E quindi lo vado perfettamente ad incastrare in questo modo. Ok? E ho creato il mio primo tasto per Facebook. Questo posso anche farlo bianco, così do una certa coerenza grafica, importantissima. Se non sai che cos'è, i Canva Expert lo sanno, quindi chi, i corsisti, gli studenti lo sanno perfettamente. Qua vado a creare il mio tastino per YouTube, quindi cambio il colore e vado a inserire l'elemento grafico YouTube, quindi vado sempre nella barra di ricerca, scrivo YouTube e vado a prendere il mio simbolino di YouTube. Lo vado come al solito ad adattare in base al pulsante in questione, lo vado a centrare aiutandomi anche con i tasti direzionali per rispettare anche la stessa dimensione del pulsante precedente, in questo modo qua. Vediamo se ci siamo, direi che ci siamo. E adesso manca il logo di LinkedIn, ok, e vado a inserire anche il simbolino di LinkedIn e lo vado poi ad adattare qui. Ora anche questo lo modifico in bianco e ho generato i miei tre pulsanti. Qui ovviamente devo andare a scrivere quello che è il pulsante, quindi magari scrivo, ho fatto semplicemente un copia di questo testo, vado a fare una certa, magari prendo un altro campo testo, scusami, prendo un altro campo testo nuovo e scrivo ad esempio qua profilo Facebook e lo vado a inserire qui. Cerca di non fare una cosa pacchiana, ma bella da vedere ovviamente. Ok, io lo sto facendo molto velocemente. Qua vado a copiare il campo testo e scrivo ad esempio canale YouTube. Ok, lo centro e poi profilo LinkedIn. Ok, e ho creato i miei bei tre tasti. Ora ovviamente questi tasti devono essere collegati ai profili Facebook, al canale YouTube e al profilo LinkedIn. Posso eventualmente anche inserire ad esempio un contatto WhatsApp e quindi posso anche cercare, no scusami, nella sezione elementi l'elemento WhatsApp e lo vado a inserire qui in basso. E anche magari il canale Telegram. Ok, e vado qui. Qui sempre per una certa coerenza vado a scrivere quello che è il mio nome, il mio cognome, Gianluca Giannini, per dare un'intestazione anche proprio a livello di, non so, professionalità e tutto. Magari metti la tua professione qui. Vado a fare una duplicazione, tolgo il grassetto e vado a definire il ruolo, in questo caso non so, content creator e Canva expert, e lo vado a inserire sotto. Perfetto, ho fatto una piccola intestazione e ho praticamente completato la parte grafica. Come sfondo tu potresti anche inserire volendo un video, però te lo sconsiglio, cioè anche se è bellissimo da vedere, ma perché compare il tasto play quando vai poi a pubblicarlo come sito web, diciamo che non è bellissimo da vedere. Comunque a gusto assolutamente personale può assolutamente essere inserito sul retro della tua pagina di riepilogo dei vari link ai tuoi canali. Quindi abbiamo completato la fase di realizzazione, adesso dobbiamo collegare i vari account, quindi il profilo Facebook, il canale YouTube e il profilo LinkedIn. Quindi per prima cosa ovviamente dobbiamo andare sul nostro profilo Facebook e prendere il nostro link, quindi prendo questo link qui, lo vado a copiare e lo vado vado sia a selezionare, ti faccio vedere questo passaggio perché è importante, devi andare a selezionare sia il campo testo profilo Facebook e quindi vai qui in alto dove c'è scritto link, clicchi e vai a inserire
il link. Stessa cosa lo vai a fare sul pulsante, quindi selezioni tutto il pulsante, vai sempre qui e inserisci il tuo link, e vai anche sul simbolino piccolino qua di Facebook, fai la stessa, copia lo stesso link. Questo perché? Perché se tutta casa una persona non clicca sul, o sulla scritta o sul simbolino o sul pulsante, comunque arriverà al tuo profilo Facebook. Quindi questa è una chicca, un trucchetto che ti voglio dare, proprio per evitare che qualcuno clicchi e magari non riesca subito a raggiungere la pagina. Così sei sicuro che qualsiasi punto clicchi del pulsante arriverà all'interno del tuo profilo Facebook. Stessa identica cosa ovviamente l'andremo a fare per il nostro canale YouTube. Quindi andiamo su YouTube, andiamo sul nostro canale, prendo ad esempio il mio canale, posso tranquillamente mettere il tasto iscriviti e lo vado a selezionare quindi campo testo, vado su parte link, inserisco link, applico, su pulsante stessa identica cosa, applico, seleziono il simbolino di YouTube, vado sul tasto link, inserisco link e applico. E ok, ho fatto la stessa identica cosa anche per il canale YouTube. Farò la stessa identica cosa anche per LinkedIn e andremo a completare. Vediamo un attimo, vado sul mio profilo, quindi profilo, prendo il mio profilo, copio, vado su profilo LinkedIn, campo testo, inserisco link e applico. Sul pulsante clicco sul tasto link, copio, incollo, applico. Stessa identica cosa sul simbolino di LinkedIn, applico. Ok, quindi sei assolutamente sicuro che tutto funziona. Qua puoi inserire anche il contatto WhatsApp e il contatto Telegram. Per il contatto WhatsApp puoi generare un link, se hai anche, non so, la funzione business, WhatsApp business, hai la possibilità anche di generare un link collegabile al tuo WhatsApp. In questo tutorial ovviamente non ci occupiamo di questo, ma lo possiamo tranquillamente fare. E stessa identica cosa ovviamente anche per il canale Telegram, hai il tuo link di riferimento del tuo canale e quindi lo puoi tranquillamente cliccare con lo stesso identico modo, che la stessa, diciamo, metodologia che abbiamo visto per questi tre pulsanti. Quindi la nostra pagina è assolutamente completata, quindi non c'è più niente da fare. Ora c'è la parte di pubblicazione. Ti farò vedere sia la parte di pubblicazione, poi andremo a generare una sorta di short link con Bit.ly e poi l'andremo anche a caricare all'interno del nostro profilo Instagram. Faremo tutta la procedura completa. Quindi vado qui in alto su pubblica come sito web, vado a selezionare qui scorrimento sito monopagina con effetto parallasse e poi clicco su apri sito web. E questa sarà la tua pagina di riepilogo, quindi non devi fare altro che copiare questo link, andare su un sito che si chiama, andiamo insieme su bit.ly.com, vai a copiare quel link, lo vai a copiare qui e vai a cliccare su shorten. Come vedi ti ha generato questo link stretto https://bit.ly. è questo qua, quindi questo è il link che dovrai inserire nella tua bio di Instagram. Ora vado sul mio profilo Instagram, ok, ti faccio vedere dove lo devi andare ad inserire. Quindi vado nel mio profilo, qua questo, vedi qua, io guardo l'ultimo video su YouTube e ho il link che porta all'ultimo video del canale Canva Expert in questo momento, però voglio andare a modificarlo e inserire questo link che ti ho fatto appena vedere. Quindi vado qui, vado a sostituirlo e faccio invia, ok? Quindi profilo salvato, ovviamente questo sarà visibile anche su mobile, e come vedi, ovviamente qua magari cambio anche la dicitura e scrivo ad esempio i miei link social, ok, invia, vai sempre sul profilo, e come vedi i miei link social, la persona clicca, arriva sul tuo profilo e trova questa pagina. Beh, quando i clienti entreranno sul tuo profilo Instagram e cliccheranno su quel link, si accorgeranno già di quanta professionalità e accuratezza c'è anche nei piccoli dettagli. Quindi adesso mettiti subito ad operare e crea la tua pagina multilink. Per qualsiasi dubbio, chiarimento o se vuoi altri tutorial in merito a questo argomento o ad altri, scrivimelo nei commenti qui sotto. Per me è fondamentale, cioè un commento, un feedback, una domanda, per me è linfa vitale, perché mi permette di aiutarti e di far crescere anche questa community. Se il video ti è piaciuto ti chiedo di mettere un like, iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e attivare ovviamente la campanellina per non perderti tutti quanti gli altri video, perché saranno infiniti. Penso di averti abbondantemente riempito tutto, quindi diciamo che basta per oggi.
E ci vediamo al prossimo tutorial, ma non mi dimentico di dirti assolutamente la cosa che ormai penso tu abbia chiaro, perché c'è in tutti i miei video alla fine, ovvero principiante si nasce, ma Canva expert si diventa.